Voglio provarlo per prima. Vai. Allora, come... Oh! Ma parto! Mi devi far partire tu! Non lo so! Oh mio Dio! Ragazzi, come va? Io sono Ferinichi. E sono Steph. E questo è Gigi che chiama Roblox. E sono felicissima. No. Guardate, guardate ragazzi, l'avrete già notato, due signor maialino. Perché vi ricordiamo che Steph ha perso la sfida su Pokémon Go. Su che cos'era? Sì, su Pokémon Go su Roblox. Ed è stato costretto a indossare anche lui un bellissimo signor maialino. Quindi adesso si è sdoppiato. Mi sento sporco. E questo sai cosa significa? Sì. Doppie idee malvagie. Perché no, se si sdoppia contagerà anche te sicuramente. Sono troppo felice. Che bello, che bello. Guarda, c'è il meteo giusto per una giornata così brutta. La pioggia. No, perché no, c'è no, soltanto no, tristezza no, in questo mondo carini, quando riesco... ci sono due signor maialino. Non riesco a smettere di ridere. Guarda, mettiamoli vicini. Sono fantastici assieme. Comunque, sì. Altra cosa che dobbiamo far vedere, okay. Perché oltre ad avere due signor maialini, sono felicissima anche per un'altra cosa, per il fatto che oggi faremo vedere la mia bellissima casa. Infatti siamo proprio qua davanti. Allora, ci tengo a dire che non ho finito di arredarla perché... Non mi stupisce. Ho avuto qualche problemino, ok. Allora, io avevo spiegaci. Un fondo di silver da... Ho detto, li ho conservati bene, ho detto così mi faccio la casa, mi preparo per il video. L'ho certo. fatta gigante senza rendermi conto che poi mi servivano i soldi anche per le decorazioni e adesso sono povera. Non ho più nulla. Ok. Comunque vuoi venire? La triste storia di Ferenicchi. La facciamo vedere subito. Così. Va bene. Facciamo vedere subito il togliamo tour della subito mia casa. Il dente, no? Allora, io oggi sono felice di non rovinare la mia felicità, ok? Non ci provare neanche, perché è la mia giornata e deve essere perfetta. Va bene. Allora, sali qua. Da dove vuoi iniziare? Dal piano di giù, ovviamente. Sì, certo. Allora, faccio vedere prima le cose più brutte. Sono troppo felice, non riesco a smettere di parlare. Allora, da questa parte ho tutti gli harvester, guarda. Una, vieni. Due, tre, curvetta, quattro. Ho fatto la curvetta perché non mi piace che siano troppo lunghi tutto d'un lato. Ok. Qua c'è anche un lampione, scusa, togliti. L'ho visto. Questo illumina di notte, sì, è giusto per fartelo... No, pensavo che... Sapere. Allora... Sì. Muoviti, non provare a criticarmi. Ci sono. Allora, potrei fare l'agente immobiliare da quanto sembrava presentare le case, ok? Ok, va bene. Poi? Da questa parte l'unica stanza che ho arredato è una sorta di salottino con lo stereo per rilassarsi, capito? L'ho messo nel primo piano perché prima raccogli tutti i gold, tutte le cose, poi ti rilassi qua ascoltandoti un po' di bella musica, vedi c'è un bel sofà. Le lampade sono molto carine. Solo le lampade? Sì. No, è carina tutta la stanza, non ci provare. Poi qua, ok. Sì. Allora, qui, questa è una specie di... Ah, qua c'è un altro harvester? Allora, lo devo dire dopo. Ah. Perché stai interrompendo, vieni prima qui. Ok. Questo è un balcone, ah. Ok, per guardarsi il panorama, vedi? Ci sono anche le lucciole che fanno una bella atmosfera. È il balcone di Romeo e Giulietta. Vedi, io sono anche in posizione. Sì, oh, ho fatto Romeo, proprio Romeo. Il balcone perché per guardarsi... Romeo? Il panorama e smettila. Allora, da questa parte invece... Sì, vabbè, c'è un harvester che non ci interessa, saliamo su. Io non le vedo. Che cosa? Le scale. Che è successo? Ti sei buggato? Comunque, questa è la seconda sezione in cui metterò gli altri harvester. L'hai già fatta vedere due sezioni. Sì. E quindi mi vedi volare a me? Io non... Che faccio? Sì, ciao. Ti vedo volare. Ciao. Poi qua guarda le luci, le che fanno l'atmosfera. Questa è la stanza più grande. Devo ancora decidere cosa farci. Accetto consigli, ok? Ok. Qui da questa parte ovviamente non ho deciso. Vieni qua, guarda. Carino. Qua ho messo un bel ponte. Ma si muove? No. No, non si muove. E questo è il gazebo. Da questa parte poi metterò il mio primo dirigibile che ancora non ho avuto i soldi. Non i gold ti conviene metterlo da questa? Perché da quella... Mi cosa? Perché mi devi rovinare il mio... Perché da quella affaccia sulla strada, qua invece è proprio privatino. No, non affaccia sulla strada, questo è sul lato, vedi, la strada è lì. No. Sì. Scusa, guarda. Vabbè, guarda, comunque. Vedi che sta passando un camioncino? E non mi interessa. Ecco. Comunque, da una da queste parti metterò appunto il dirigibile e poi qua da questa parte, anche se io non lo vedo, si collega con questa scala esatto. E poi scendere nuovamente sotto. Sì, praticamente stavo chiedendo se vuole signor maialino, se vuole che glielo lascio...
Allora, non ci provare. Non ci provare. Ha detto che non vuole una cosa che puzza così tanto sulla spalla. Allora, l'unica cosa che puzza sei tu qua. Guarda, lo sento anche qua, quindi non ci provare. Ma non è vero. Signor maialino è sempre pulito ed è sempre, no, ed no. È sempre un signorotto, quindi non può puzzare. Non stai può puzzare in nessun mentendo modo. Spudoratamente. No, tu stai mentendo. Puzza solo, tantissimo e lo sei anche solo tu. Solo perché sei tristissimo che non c'è il tuo Capitan Jeff, esatto. Capito? Mm-mm. Voleva giocare nella casetta assieme a me, salire sugli elicotteri, su tutte queste cose. Peggio per voi che avete perso. Questo è quello che subiscono i perdenti come voi, ok? Allora, vengo con te perché voglio vedere nel momento in cui lo compri. Non me lo voglio perdere, sinceramente. Voglio vedere subito. Dove sei andato? Sopra? Sì. Dove lo metti? Sono indeciso. Sei indeciso? Mm-mm. Molto. Vediamo. Ah, qui dietro no perché c'è l'albero. Che qui. Qui. Al rapporto dal castello ci sta bene. A fianco, cioè siccome c'è un castello medievale, come esci del castello medievale prendi l'elicottero. 2000 silver, 10.000 gold. Ok. No, penso che... Sì, sì, ti volevo dire questa cosa. Penso che puoi scegliere se comprarlo o coi silver o coi gold. Ma è bellissima come sì, cosa. Me ne sono accorta ieri comprando certe cose della casa che appunto potevi scegliere se usare i silver o i gold. Ed è figa sta cosa perché almeno ti sfrutti un po' anche i gold. Gold, dai, gold. Almeno i silver li usi per la casa, dai, quindi, no? Sì, esattamente. No, meglio così. Io la vedo già, mio Dio! Allora. Si sta buggando! No! Così vai più lento. Lasciami. Allora, vai quanto a prendere... Quanto va veloce? Quanto va veloce? Esatto, quello che volevo dire. Leggi sotto 35. Ed è un po' più del furgone. Guardami. Se non ricordo male 35. Guardami. Mio Dio, fantastico, lo voglio. Oh mio Dio. Allora, dicevo, voglio prendere il furgone velocissima. E qui sotto. Ci vediamo alla caverna. Non so verso allora, dove andare. Allora ti seguo, vedo l'elicottero di fronte a me, ti seguo. Perfetto. Facciamo così e la cerchiamo assieme. Allora, ci sono. Tu prendi i cristalli. Non c'è nessuno, è pieno di cristalli. A terra. Infatti prendo quelli a terra, questi me li prendo. Di certo non li lascio qua, guarda. È pienissimo. Ma tu vedi i cristalli viola? Sì, l'ho visto qua, guarda, vedo una luce. Dove sei? Ci sei? Dietro sì, di me? Sì, ti vedo. Vedi? Vedi? Ah no, è quello in alto. Pensavo che illuminando facesse. Eccolo. L'hai visto? L'ho visto. Prendila. Aspetta. Allora, saliamo. No, era un pezzetto di quello gigante. E vedi, te l'ho detto anch'io che era quello gigante poi alla fine. Vabbè, comunque conta che non c'è nessuno. Nessuno ha preso i cristalli perché io non sto trovando tantissimi. Quindi ci deve essere per forza. Infatti, anche quello credo viola. Credo che ti farei tu un sacco di soldi. Sì, ne sto trovando tantissimi. Allora, cerchiamo. Fai. Avvisami se lo trovi, lo voglio vedere. Mi sto costantemente schiantando, no? È questo. L'hai visto? È questo. C'è un buio incredibile, ragazzi. Avremmo dovuto prendere la torcia all'ingresso. Guarda, secondo me. Riesci a prenderlo? No. Come no? Come no? No, non lo posso prendere. Cosa vuol dire che siamo venuti qua per nulla? No, che ho comprato un elicottero per nulla nel caso. Ma scusa, non ci avevano detto che si poteva prendere quell'elicottero? Oh mio Dio. Non dirmelo, non darmi questa notizia terribile. È ancora peggio di quella della notizia terribile. Cos'hai combinato? Non vedo. Allora, lì c'è il mio elicottero e io sono qua a terra e l'elicottero non scende. Quindi... Allora, l'elicottero tanto lo puoi far respawnare a casa. Sì. Il problema è adesso. È diventato giorno, quindi non spawnavano più, sono uscito. Se posso prendere il cristallo, posso prendere anche una banana. Quindi adesso sono andato nell'albero di banani. Guarda, questo me lo fa prendere. Ok, ok. Vieni ai banani. Dimmi che stai uscendo dalla parte giusta. Lo spero. Non dalla parte di prima. Non lo so. È questa? Sì, non è la parte di prima, non c'è il venditore. Allora, che devo fare? Praticamente vieni ai banani e nei banani, vedi che questi ci sono queste banane che sono il doppio delle altre. Ok. Valgono, mi sa, tipo il doppio. Ma davvero? Quindi io le prendo con l'elicottero, te le butto nel furgone. A che parte devo andare? Qui. Non lo so. Credo qua. Sì. Faccio il giro e arrivo. Ok, dimmi. Le butti nel furgone? E poi andiamo a venderle. E dovrebbero valere tantissimo rispetto alle altre. Ok, va benissimo. Inizia a buttare a terra comunque, no? E dai, inizia a metterle lì. Basta che non le tocco io, tanto penso che poi rimangano sempre lì. Devo avvicinare perfettamente comunque, altrimenti non fa l'animazione. Quindi probabilmente potevo prendere il cristallo... E non mi ero avvicinato abbastanza. Cioè mi ci devo proprio attaccare totalmente. Allora poi riproviamo nella caverna. Anche perché sono curiosa di vedere quanto valgono realmente i viola. Dato che non li abbiamo mai presi. Quindi vedremo. Comunque vedremo. È bello.
l'elicottero. È bello. Però, cioè, è inutile, capito? Perché? È perché, cioè, o sei in due o non ci fai nulla. Perché tipo anche questi banani io adesso li sto prendendo e poi come me li porto a casa? È un po' un problema. Capito? In effetti. Hai visto? Sono comparsi i quattro licci. Oddio, dove? Qua. Dove? Non li vedo. Vai ai banani e poi mi vedi parcheggiato. Ah, ok, lì sopra. Sì. Vai, oh, prenditi, yes. Prenditeli. Meno male che li ho visti. Allora. Dovresti darmene la metà, sai com'è? Per averti accompagnato, per fare il lavoro sporco al posto tuo, non no? Posso, guarda, mi dispiace, ma non posso, perché il gioco no, non lo permette. Sei una persona terribile. Io vorrei, per signor carità. Vedi, signor maialino che ti sta facendo diventare cattivo, giusto? No, non te li avrei mai dati in ogni caso. Anche perché chi è qua sopra a tirare il licci? Ma chi è che te li sta prendendo? Voglio vedere come te li porti adesso al negozio senza spazio nell'elicottero. Uno a uno. Vorrei proprio vedere, ma stai zitto. Uno a uno a mano. Stai zitto. Allora, aspetta che devo atterrare lì e metterteli dentro, okay, il furgone. È un po' scomoda come cosa, però vabbè. Vabbè, ci dobbiamo un po' arrangiare. Che dobbiamo fare? Almeno sono sicuro di essermi fatto un bel po' di soldi, perché già solo questi sono 200. Sì. I banani io spero che, che tutti quelli valgano 100. Non chiedo neanche troppo, dai, sono circa 10, 10 l'uno. Può essere, sì, può essere. Potrebbe. Non ne ho idea, non ho idea, però allora, speriamo, 3, speriamo. 4, vai, puoi andare. Ok, ok. Grazie. Vado? Sì, okay, sì, perfetto. Ciao. Eccoci, yeah! Eccoci. Allora, devo sistemare anche io tutti i miei cristalli. Si chiamano large bananas, ok? Quindi sono proprio diverse. Sì, sì. Figo. Non le avevo notate, le avevo notate più grandi, ma pensavo fosse solo un'animazione perché l'albero è più grande, oh mio Dio. Oh mio Dio. Sono armato. È davvero gigante. Signore, quanto mi dà? Per una super banana. Ok, ho contato 8 da 20. Quanto? Quanto sono? 25 l'una. Mamma mia, c'è 200 silver. Sì. Mamma mia, sì. Tantissimi. Sì. Quanto i licci però con le banane, incredibile. Allora avevano ragione quando ti dicono che le banane valgono molto, perché devi puntare a prendere quelle giganti, non quelle, esatto, più piccole. Esatto. E allora sì che però così le puoi ne prendere vale solo pena con l'elicottero, quindi diciamo che non è proprio facile. Vabbè, però dai, però una volta che ti prendi l'elicottero, alla fine vabbè, è un po' difficile portarle al negozio, è solo quello. Esatto. Comunque 400 silver in tutto questo. È andata male con i cristalli viola, ma ci siamo fatti comunque 400 silver. Silver, quindi è bellissimo. Oddio. Super fantastico. Che succede? C'è il mio furgone che vola, non si sa per quale motivo. Sto cosa comprando. Ci facciamo qui? Cosa ci facciamo qui? Ho appena comprato un cannone. Ok. Dove lo stai mettendo? Io vorrei metterlo sopra le torri, ma secondo me non me lo permetterà. Non credo. Perché dovrei. È gigante! Sì, è davvero gigante, oh mio Dio. Allora, non lo so. Mettilo da qualche altra parte, allora, dai. Vero? Sì, tanto poi anche lì è enorme, non ci starebbe bene sulla torre, sinceramente, è così grande. Pensavo fosse un po' più piccolo. Anche io. Allora, possiamo fare che andiamo in alto da qua. Ok. Mettiamo, che tipo di cosa mettiamo? Trampolino. Cos'è il trampolino? Non l'ho ancora provato, non lo so. Costa 1000 gold. Oh mio Dio, aspetta, ho capito. Ci vai saltando? Non entrare prima di me, aspetta. Aspetta a non fare la maledetta. Aspetta che sia pronto. Non ti Io permettere. Io lo vedo pronto. Non ti permettere. È lo pronto? Facciamo insieme. Dai, no. dai. Ora, vai. Devi saltare. Aiuto. È complicatissimo. Ok, aspetta. Devi stare sul bordo, sennò caschi di sotto. Ok, bellissimo. Bellino. A questo punto
noi da qua, secondo me, possiamo metterlo qui. Ok, vai, vai. Tanto poi nel caso lo possiamo anche spostare, però secondo me potrebbe starci bene. Aspetta. Uffa! Fai da brava e aspetta. Uffa! È gigantesco come cannone. Oh mio Dio. Voglio provarlo per prima. Vai. Allora, come... Oh! Ma parto, mi devi far partire tu. Non lo so. Oh mio Dio! Sono arrivata allo shop, vedi, almeno un buon modo per andare al negozio. Aspetta che ti raggiungo. Se ti serve, guarda, mo ti vedo arrivare da qui, oh mio Dio, è fantastico. Arrivo! Mi sono schiantata sul muro. Sei andato molto più in basso, io sono arrivata fino al negozio. Oh mio Dio, è fantastico, bellissimo, vale tutti i soldi spesi quello. Anche vale il trampolino. Tutti i soldi spesi. Bellissimo, ragazzi, ma quanto è bella questa mappa. Cioè, ogni volta ti regala nuove emozioni, è davvero fantastica, è cioè, fantastica, sono innamorato. Fantastica. E ancora non abbiamo il dirigibile blu, che è quello che va più veloce e ci permette ad esempio di fare tanti soldi con i lici, per dire. Assolutamente. Quindi ne manca ancora tanto e per di più 20.000 gold per il drone, che credo che saranno improbabili da fare. Però se ci arriviamo, però ci arriveremo, sarebbe bellissimo. Piano piano riusciremo a farli. Esattamente. In ogni caso ci fermiamo così per questo episodio. È stato davvero bellissimo, a parte per signor Maialino nella spalla, che ha rovinato un po' tutto quello che è successo. Ha reso un po' più noioso tutto. Con Capitan Jeff ci saremmo divertiti di più. No, no. Oltretutto ripeto, se siete perdenti non dare la colpa a signor Maialino. E chiudiamolo qui questo discorso, chiudiamolo qui. Va bene, nel prossimo episodio io direi che come obiettivo arrediamo entrambe le nostre basi. Quindi facciamo, sì, magari facciamo la sfida chi ha fatto la base più bella. Ok, ci sto. I consolini voteranno per la base più bella tra la mia e la tua. Ok. Accetti? Mi piace questa cosa perché tanto so che vince. Perfetto, dovrò giocare tutto il giorno. Anch'io tutti dovrò i giorni. Giocare tantissimo perché sono praticamente senza soldi. Quindi mi ci dovrò davvero impegnare. Beh ragazzi, il video è così, se ci piace lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao ciao!